Allora, ecco il mio primo room tour. Allora, questo è, sono entrato, il corridoio, poi c'è qui il bagno. Devo dire che è nuovo, penso che sia stato ristrutturato da poco. C'è il bagnetto piccolo. Devo dire, i tirchi non mi hanno messo solo due saponettine. Pensavo che c'erano i campioncini shampoo, che di solito mi frego sempre. Vabbè, qui c'è la doccia. Quello sono io, ciao. Questa è la camera, vuol dire che non è male la camera. Il letto, comodino. C'ho il televisore, il frigo, l'essenziale. Mi piace perché tutta bianca, luminosa. Questo non ho capito che cos'è. Ma cos'è la cassaforte? Solo per bellezza, non apri. Allora, adesso mi faccio una dormita perché sono distrutto. Come stavo dicendo prima, allora, ho provato con FlixBus. Devo dire, perché visto sempre sulle strade, no, su FlixBus, tutto il bus, lo devo provare, anche perché la pubblicità dice sempre che costa pochissimo. E io da Milano a Siena, andata e ritorno, ho speso sulle 30 euro. E c'è il wifi, c'è il bagno sul pullman. E i sedili sono abbastanza comodi, ci abbiamo messo 4 ore e mezza. Siena è stupenda, ve la consiglio, veramente stupenda. Poi ci sono un sacco di ristorantini, una marea di turisti, bella. E adesso niente, mi rilasso, mi faccio una doccia e poi dopo riesco. Cioè già sono, poi non vi dico, viaggio 4 ore e mezza, ma avevo dei dolori allacinanti al sedere, non ne potevo più. Infatti quando sono arrivato, prima cosa mi sono fatto una bella camminata. Adesso faccio un sonnellino. Da Siena, un caldo che non vi dico, si muore oggi. Dopo 4 ore e mezzo, dopo 4 ore e mezzo di pullman, da stamattina alle 5:30 adesso sveglio, è arrivato un po' in ritardo. Ho provato questo FlixBus per vedere come funzionava. È comodo, che col treno poi dovevo fare il cambio. Andata e ritorno mi è costato 30 euro. E niente, ora ci rigiriamo Siena. Giornata con caldo, preferisco mangiarsi gelato.